Ciao a tutti, oggi video davvero super richiesto, anzi se lo aspettavate mi raccomando lasciate un like e vi farò vedere casa nostra, l'home tour completo. Vi ho fatto vedere la casa pezzo per pezzo, ma proprio la casa diciamo finale non ve l'ho mai fatta vedere. Ma prima di iniziare l'home tour devo fare una cosa assolutamente, devo cambiarmi maglietta, ora capirete perché. Ta-da! Maglietta girl boss, girl power, è strabella questa, la trovate su Wish e la sto indossando perché sono stata scelta proprio da Wish per essere una delle Wish Women in questo mese, che è il mese della donna, e raccontarvi la mia storia di empowerment femminile, di cambiamento, raccontarvi proprio attraverso questo video dove vi farò vedere la mia casa barra ufficio, proprio la mia storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra, siamo finita, seduto su due piedi qui con te. Vi parlerò di Willy, super bellissimo, e ne approfitto per chiedervi di commentare con l'hashtag Wish Women nei commenti raccontandomi la vostra storia di cambiamento personale, se anche voi avete cambiato la vostra vita o se avete voglia di cambiare ma non trovate il coraggio. Commentate, mi raccomando, e raccontatemi la vostra storia. Ma direi che possiamo iniziare il nostro tour della casa barra ufficio. Andiamo. Allora, il nostro home tour parte dall'ingresso dove teniamo le biciclette, perché non avendo un cortile è l'unico posto dove possiamo tenerle, però secondo me sono carine. La mia è quella lì. Office! Hello! Lo speak team si è ampliato. Allora, io ho iniziato da sola questa, diciamo, la mia vita da youtuber. E mi fa strano pensare di avere un team di persone che credono nel progetto Spink, quando penso che fino a qualche anno fa, se mi seguite lo sapete, ero nella mia cameretta a fare i video con la mia fotocamerina, a montarli con Windows Movie Maker. Tanti pensavano che fossi impazzita perché, come sapete, facevo la professoressa. E invece credere nei propri sogni, nelle proprie intuizioni, ripaga sempre, perché adesso, come vedete, oltre a Fabio che ha creduto da subito nel progetto Spink, non siamo solo noi due, il nostro Spink team si è ampliato, è un team stupendo e facciamo un sacco di cose, un sacco di progetti che vedrete presto anche qua su YouTube. Non facciamo solo quello che vedete ma anche tante altre cose e sono felicissima, cioè veramente non mi sembra vero. Spink team! Girl power in questo ufficio. Ah, c'è mio. Beh, però siamo più femmine che maschi. Questa anche l'ho presa su Wish, con scritto one day or day one, you decide. Per ricordare Alina che dici lo monti oggi. Qua c'è anche il regalo che mi ha fatto Fabio per la festa della donna. Mi ha stampato la mia foto di YouTube da mettere qua nell'ufficio gigante. Grazie, bellissima. Accanto alla sua laurea. La mia laurea invece non c'è. Avrete visto che non c'è più posto per me nel mio ufficio, quindi io quando devo editare prendo il mio tavolino da divano, sto anche più comoda in realtà, almeno sto sdraiata, e vado a editare sul divano. Ho questo tavolino che è veramente una svolta, comodissimo, anche questo lo trovate su Wish, c'è anche il porta tè, super comodo, e ha anche le ventole sotto così il computer non si surriscalda. E visto che ormai siamo tutti smart working, video lezioni eccetera, se volete organizzare al meglio la vostra scrivania, area lavoro, vi metto in info box tutte le cose che ho preso io su Wish e vi lascio anche il mio codice sconto Adriana Spink per avere il 20% di sconto su tutto il sito. E vi segnalo anche che io ho usato la spedizione rapida per la maggior parte degli oggetti o addirittura il ritiro nei negozi vicino a me, che è molto comoda. E tra le cose che ho preso che mi sono utilissime, ho preso questi portafilo da scrivania per non avere tutti i fili sparsi e avere un po' la scrivania più in ordine, davvero utilissimo. Poi questo dispositivo per plastificare i cartoncini, anche questo super carino, io di solito scrivo delle frasi carine, le uso anche come segnalibri, la sveglia, ci sono un sacco di cose su Wish che vi possono essere utili, quindi trovate tutto in info box. Accanto all'ufficio c'è il salotto, c'è la scala che va su in terrazzo. Qua più o meno anche nei video precedenti avevate visto, il salottino era così. La grande novità, il frigo. Veramente lo volevamo da un sacco di tempo e è un po' costoso, però devo dire che avendo il frigo in sala, perché la cucina è veramente piccolina, serviva un frigo anche un po' carino di design ed è super bello. Su questa sedia tutti i giorni
Kabuki è qui, è proprio il suo posto preferito. E abbiamo mantenuto i colori dell'arredamento più o meno rosa e questo verdino spink che si riprende in vari punti. Qua c'è la TV. Qua c'è la cucina che avevate già visto, piccolina ma funzionale. Forse il bagno ha subito qualche modifica rispetto alla scorsa volta. C'è questa mensolina dove abbiamo messo le cose, così rimane anche più ordinato, perché prima dovevo sempre pulire il lavandino e si risporcava continuamente, dovevo spostare le cose, invece loro stanno lì e qua teniamo il minimo. E qua c'è l'altro bagnetto con il bidet e la doccia. Quindi sono piccolini i bagni, però avere due bagni veramente preferisco che averne uno grande. Le donne possono capirmi. Qua c'è la nostra camera da letto. È piccolina, ma devo dire che è molto confortevole. Qua c'è l'armadio a specchio. In realtà Fabio tiene tutta la sua roba qui. Invece io al piano di sotto, come sapete, ho la cabina armadio. E lì c'è anche la cassettiera con lo specchio. Siccome questi comodini non sono molto capienti, ho messo anche questi basket da picnic che comunque non usavo mai come porta cose. Poi c'è questa stanzina che in realtà negli home tour precedenti era sempre incasinata, ora è un po' più ordinata, è una stanzina sgabuzzino dove c'è il tapis roulant, il lettino per quando viene l'osteopata a sistemarmi la schiena, un porta cappotti per gli ospiti, qua tengo anche le mie borse, quelle un pochino più carine, perché al piano di sotto dove ho la cabina armadio è un po' umido, quindi ho paura che si rovinino, quindi le tengo qua sopra. E poi al piano di sotto c'è il mio nuovo set. Allora, qua c'è lo studio di registrazione. Ora, questo non è il mio solito set perché appunto in questi giorni filmiamo questo nuovo format per il mio canale YouTube Club. Provate a commentare indovinando per cosa sta secondo voi Club. C'è anche una nuova mascotte. Nelle stories mi avete suggerito di chiamarlo Sparrot. E ecco, questo è dove io comunque filmo i video. Quindi solitamente vedete lo sfondo con le mie mensoline eccetera, invece oggi c'è Club. Qua abbiamo le nostre luci. Come vedete, abbastanza professionale. Questa è la mia camera beauty. C'è lo specchio che mi ha costruito Fabio, bellissimo. Con tutte le lucine, qua tengo i miei trucchi, ho messo tutte le etichette con l'etichettatrice, anche l'etichettatrice la trovate su Wish, vi metto il link in info box, è utilissima l'etichettatrice perché veramente mi risparmia molto tempo nel cercare le cose. Sicuramente bisognerebbe fare un decluttering prodotti, ne ho un po' troppi. Qua c'è anche un lavandino dove abbiamo allestito un lavatesta. Questo è un altro spoiler del Format Club. E qua c'è la cabina armadio. Come avete visto, ho sistemato recentemente con Ingrid. Se non avete visto il video del decluttering, ve lo lascio in info box. Poi risaliamo le scale. Torniamo al piano di terra, ma salendo si va in terrazzo. C'è un terrazzo super grande in questo lockdown. Ecco, questa è la casa da sopra. C'è stato super d'aiuto per non impazzire completamente. Non lo abbiamo ancora allestito il terrazzo, ahimè. Forse nel decimo tour sarà allestito. Ma ha piovuto, che freddo. Per ora abbiamo solo il tavolo con le sedie, tra l'altro il tavolo si è pure rovinato lasciandolo fuori. Dobbiamo assolutamente allestire questo terrazzo. Qua c'è la piscinetta che usavamo l'anno scorso, riscaldata, ora sgonfia, però è super super grande, quindi davvero a Milano non è scontato avere uno spazio del genere, quindi siamo molto felici di questo. Spero che questo tour della mia casa ufficio vi sia piaciuto, di avervi dato qualche ispirazione per cambiare qualcosa nella vostra casa, ma non solo, magari anche nella vostra vita. Se è così, mi raccomando, lasciate un like per questo video, ricordatevi di commentare con l'hashtag WishWomen raccontandomi le vostre storie di cambiamento o se avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita e vi serve un po' di supporto da altre donne. Sicuramente troverete supporto nella community, perché
So che siamo una community di donne che non hanno paura di cambiare e sono molto orgogliosa di questo, perché non è facile avere una community di questo tipo, quindi sono particolarmente felice di quello che abbiamo creato insieme e grazie. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo prestissimo. Ciao!